Oggi parliamo di memoria naturale, come migliorare la memoria naturale, per cui quel tipo di memoria involontaria, quindi non come ricordare una lista di informazioni, una sequenza di numeri oppure dei dati mentre sto studiando, ma quel tipo di memoria involontaria che ci circonda nella vita di tutti i giorni. Per cui, per dirla diversamente, come evitare di dimenticarci le cose. Ad esempio, sto leggendo un libro e mi ritrovo a fine pagina a non ricordare quello che ho letto, oppure stavo pensando a qualcosa e me ne dimentico, non ricordo dove ho messo le chiavi e tutte queste situazioni simili, e questo è un problema comune. Infatti, mi viene chiesto spesso come evitare di dimenticarci le cose. E mancava ancora un video di questo tipo sul canale, un video sulla memoria naturale, perché io di solito vado verticale su un argomento, quindi come ricordare i numeri, come usare il palazzo della memoria, eccetera, eccetera. Per cui oggi parliamo appunto di memoria naturale. La prima cosa da dire è che nel 90% dei casi, per restare larghi, ma probabilmente di più, non si tratta di problemi di memoria, ma di gestione dell'attenzione. A meno di problematiche psicologiche e neurologiche che non mi competono, è raro che una persona abbia davvero difficoltà a ricordare delle informazioni semplici, per cui il problema molto spesso è l'attenzione. Però, ripeto, per informazioni semplici, perché quando poi dobbiamo studiare oppure dobbiamo ricordare tante informazioni difficili, a quel punto servono le vere e proprie tecniche di memoria, che abbiamo affrontato varie volte con diversi video qui sul canale. Quindi, se siete nuovi, andate a recuperare quei video per quel tipo di memoria. Ma appunto oggi parliamo di memoria naturale e nella maggior parte dei casi il problema non è la memoria, ma l'attenzione. Infatti, l'attenzione viene prima della memoria. Senza attenzione non c'è memoria e noi molto spesso diamo colpe alla memoria che in realtà dovrebbero essere attribuite all'attenzione. Faccio spesso l'esempio con i nomi: mi presento con qualcuno e poi pochi secondi dopo non ricordo il nome, quindi penso di avere una pessima memoria, penso di essermi scordato il nome, ma in realtà non l'ho sentito. Quindi, primo spunto, chiedersi quando uno si scorda informazioni semplici di questo tipo: è davvero colpa della mia memoria? Ho davvero ricordato, immagazzinato quell'informazione e poi l'ho dimenticata? Oppure stavo pensando ad altro, stavo facendo altro, ero distratto e ho attribuito il problema alla memoria, ma in realtà era di attenzione? Infatti, nel video di oggi andremo a lavorare su quattro aspetti e la maggior parte di questi riguardano appunto l'attenzione, non la memoria, o comunque indirettamente poi riguardano anche la memoria, e saranno affrontati in ordine di importanza, per cui partiamo. Il primo è la frammentazione dell'attenzione, che va evitata il più possibile. Allora, per spiegarla in maniera brutale, noi abbiamo una memoria di lavoro, quindi a brevissimo termine, che è piuttosto limitata e si riempie man mano che facciamo qualcosa. Però qual è il fatto? Non si riempie solo con quello che stiamo facendo in questo momento, ma rimangono delle tracce, delle attività che abbiamo fatto in precedenza, che appunto si chiama attenzione residua. Già ne ho parlato nel video sul time saving, ma questa volta lo affrontiamo non per risparmiare tempo, ma per essere più lucidi, concentrati, appunto per non dimenticarci le cose. Quindi capiamo un attimo come funziona questa attenzione residua. Allora, che il multitasking vada evitato, questo è chiaro, l'ho detto e ridetto, è una cosa che ormai si sa, si sente e si risente, quindi una cosa alla volta, non possiamo fare più cose contemporaneamente, altrimenti andiamo nel pallone. E ripeto, questo si sa. Quello che però si sa di meno è che non basta semplicemente fare una cosa alla volta, ma bisogna anche evitare di cambiare continuamente attività. Perché se io in un'ora mi dedico a 10 attività in monotasking, quindi faccio questo, poi passo all'attività successiva, non so, rispondere ai messaggi, poi rispondere alle mail, poi scrivo un testo, eccetera, eccetera. Sono in monotasking, quindi penso di star facendo la cosa giusta. Ma se queste attività durano pochi minuti, io continuo a switchare continuamente da una all'altra, nella mia memoria rimangono residui di attenzione e di memoria delle attività precedenti, e man mano la mia memoria di lavoro si accumula, si riempie e si sovraccarica, e a quel punto cosa succede? Diventiamo rincoglioniti. Avete mai notato che quando fate tante cose velocemente, soprattutto al telefono, quindi per esempio apro Instagram, poi però devo rispondere a un messaggio su WhatsApp, nel frattempo stavo ascoltando una cosa alla TV, diventate rincoglioniti? Il motivo è questo: la memoria di lavoro si sovraccarica, si riempie e noi diventiamo scemi. Quindi, come evitare la frammentazione dell'attenzione? Semplicemente evitando di passare continuamente da un'attività all'altra. So che può essere difficile perché molto spesso abbiamo tante piccole cose da fare, ma quello che conviene fare è unirle. Quindi, per esempio, invece che aprire Instagram ogni mezz'ora o rispondere ai messaggi su WhatsApp ogni 5 minuti, dilatiamo questi tempi. Quando apro quell'applicazione, faccio quel qualcosa, ci metto più tempo, ma in questo modo evito di cambiare ogni pochi minuti attività, e questo farà una grande differenza. È una cosa banale apparentemente, ma
quando uno applica, quando uno prova a fare dei blocchi lunghi e ininterrotti di lavoro, come si parla in Deep Work, che è uno dei miei libri preferiti, nota davvero un aumento della produttività, della concentrazione, della lucidità e anche della creatività, perché pure la creatività ha bisogno di calma, relax, di tempo e di non riempirci continuamente di nuove attività. E ovviamente uno dei colpevoli principali di tutto questo è il telefono, quindi cercare di non usarlo continuamente, metterlo in modalità aereo, cercare anche di staccare per, non dico qualche ora, ma almeno un'ora se dobbiamo insomma fare qualcosa di difficile. Tra l'altro noi siamo molto meno indispensabili di quello che pensiamo, a meno che io non sia un cardiochirurgo e possa ricevere una chiamata d'emergenza ad ogni ora del giorno e della notte, quindi siamo meno necessari di quello che pensiamo. Approfittiamone, mettiamo il telefono in modalità aereo e usiamolo quando è necessario, unendo le attività simili, per cui se dobbiamo fare qualcosa di impegnativo che richiede la nostra concentrazione, stacchiamo e ne varrà la pena. Per riassumere questo primo punto sulla frammentazione, 1. Evitare di passare continuamente da un'attività all'altra e 2. Usare di meno il telefono continuamente e in modo compulsivo. Secondo punto, scontatissimo nella teoria ma per niente nella pratica, perché quasi nessuno lo fa, ovvero essere presenti quando si fa qualcosa. Perché fateci caso, nella maggior parte dei casi noi non pensiamo davvero a quello che stiamo facendo, ma pensiamo al passato, a cose che sono successe, al futuro, quindi preoccupazione o eccitazione per quello che deve succedere. Raramente siamo concentrati sul presente e di conseguenza la nostra memoria ne risente. Questo è l'esempio di prima, quando si legge qualcosa, noi non è che abbiamo dimenticato quello che abbiamo letto al termine della pagina, semplicemente sicuramente stavamo pensando a qualcosa che è successo, qualcosa che deve succedere, che vogliamo che succeda, che non vogliamo che succeda, e quindi non siamo concentrati sul momento presente. Quindi questo punto è piuttosto semplice, nel senso che c'è poco da dire, è meno semplice da applicare nella pratica, però essere presenti quando si fa qualcosa. Anche qui chiedetevi se eravate concentrati davvero su quello che stavate facendo, sul momento presente, oppure se la vostra mente era altrove. Una pratica che può aiutarci a migliorare molto nell'essere presenti è la meditazione, di cui parliamo nel terzo punto, quindi passiamo al terzo punto, ovvero le abitudini, in particolare sonno e meditazione. Iniziamo col sonno. Se dormite 6 ore per notte e poi durante il giorno non siete lucidi, vi dimenticate le cose, non riuscite a concentrarvi, è normale, anzi è giusto, è proprio un segnale che il vostro corpo vi dà del fatto che non state dormendo abbastanza. Bisogna dormire tanto e fare un sonno di qualità. La scusa che viene sempre fuori in questi casi è il tempo, non ho abbastanza tempo per dormire. In realtà si tratta più che altro di gestire meglio il proprio tempo e le proprie priorità. Vi faccio un esempio. Io ho davvero poco tempo perché studio all'università, produco contenuti sui social, il lavoro, quindi la creazione di nuovi videocorsi e tutte le altre attività, le gare di memoria, quindi l'allenamento quotidiano, più la gestione del team italiano, delle gare, eccetera, eccetera, l'allenamento fisico. Eppure riesco comunque a dormire una media di 8 ore e mezza per notte. Si tratta, ripeto, di gestire bene il proprio tempo a seconda di quelle che sono le proprie priorità. Per me, ad esempio, il sonno è molto importante e quindi cerco sempre di non sacrificarlo. Per cui, se tenete anche voi alla vostra salute mentale, alla vostra capacità di essere lucidi e concentrati, date più importanza al sonno. Seconda abitudine, come dicevamo, la meditazione, che non è altro che un esercizio che ci porta ad essere concentrati nel momento presente. In genere si usa il respiro, quindi ci si concentra sul respiro, oppure sul peso del nostro corpo su una sedia o sul pavimento. Medito da diversi anni, però non sono un esperto di meditazione, quindi vi consiglio di cercare un tutorial su YouTube su come iniziare a meditare. È piuttosto semplice, all'inizio bastano 5-10 minuti al giorno e possono fare una grande differenza proprio nella nostra capacità di concentrarsi sul momento presente e di togliere momentaneamente i pensieri che continuamente ci pervadono. Mi sento di dire risultato garantito. Queste erano le due abitudini più importanti, il sonno e la meditazione, poi anche lo sport e la dieta sono piuttosto importanti, così come evitare cattive abitudini come ubriacarsi ogni giorno, fumare, eccetera, eccetera. Di nuovo, non possiamo dare la colpa alla nostra memoria se il nostro stile di vita e le nostre abitudini sono l'opposto di quello che dovremmo fare. E con questo chiudiamo il terzo punto, quello sulle abitudini, e passiamo al successivo, che è questa volta qualcosa di più tecnico, ovvero allenare la nostra memoria. Nulla di estremo, tranquilli, però è anche giusto, oltre che favorire la nostra memoria, la nostra abitudine con tutta una serie di abitudini e di cose da evitare, anche provare a fare qualche allenamento specifico per migliorare la nostra memoria, perché migliorerà non tanto la nostra memoria naturale quanto la nostra capacità di concentrazione. Per cui cosa vi consiglio? Vi consiglio di imparare il Link Method e il Palazzo della Memoria che ho spiegato sul canale, volendo anche la conversione
fonetica per ricordare i numeri ed esercitarsi nella memorizzazione di qualche lista di parole o di numeri casuali in modo appunto di migliorare in questo aspetto specifico. Anche solo 5-10 minuti al giorno sul lungo termine faranno una differenza, per cui vi consiglio di provare a fare qualche esercizio di questo tipo con le tecniche che ho detto poco fa. E con questo concludiamo. Ci sarebbero altre cose da dire su come per esempio ricordare meglio quello che si legge con alcune tecniche un po' più specifiche, ma lo vedremo con altri video. Nel frattempo vi consiglio di applicare le cose viste in questo e noi ci vediamo alla prossima.